quando la musica è gioia, la musica è stare insieme, è una grande risposta non solo per l'aspetto economico ma proprio come evento, sì, come sì, energia che arriva in momenti così difficili. Rosanna Caccio. Londra, stadio di Wembley, 13 luglio 1985. Alle 12 in punto comincia il più grande concerto rock pop della storia. Sono i principi Carlo e Diana a presentare il Live Aid. Accanto a loro l'organizzatore dell'evento, Bob Geldof. 2 miliardi e mezzo di spettatori nel mondo per 18 ore di musica in diretta televisiva tra lo stadio londinese e quello americano di Philadelphia, con tutte le rock e le pop star dell'epoca. I concerti incassano 150 milioni di sterline destinate ai paesi più poveri dell'Africa. Il Live Aid è stato il punto cardine per il mondo della musica. Un cast stellare, da David Bowie a Tina Turner in duetto con Mick Jagger. Oltre il favoloso live, due inedite canzoni contribuiscono per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Una porta la firma di Michael Jackson e Lionel Rich. Il producer è Quincy Jones. Il brano è We Are the World, cantata da USA for Africa. Complessivamente il progetto riuscì a raccogliere circa 100 milioni di dollari. L'anno prima, nel 1984, è la Band Aid a sbancare con la canzone Do They Know It's Christmas. Il collettivo inglese sarà da esempio per gli innumerevoli eventi a scopo benefico che da quel momento nasceranno in tutto il mondo per il mondo.